Come state, amici di Radio IRG? Come state, bene? Venite stasera, vedrete che roba. Farò anche le caprioli. Volete la caramella? Sono di quelle per la voce. Fanno bene. Chuck si canta, Chuck ci si scalda, Chuck si tira giù sulle maniche. Ciao ragazzi, i notturni di notte. C'è anche Davide. Il sol pompone. C'è anche Davide. Il sol pompone. Siamo qua. Maestro Pompone. Pronti, pronti. E sotto il giubbotto? Non c'è niente. Il ballo dei fiori. Sono le canzoni più belle perché sono quelle dei nostri anni. Ecco la musica con Giuliano e i notturni. Buon divertimento, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Guarda quanti. Tutti amici, meritereste un grosso applauso, anzi ve lo faccio tutti quanti. Brano storico del 1968, il ballo di Simone. Già ci stanno scrivendo in tantissimi sulle nostre chat, ma intanto voglio dare la linea a Stefania. Eccoci qua, il ballo di Simone, come dicevi giustamente Andrea, quante volte anche noi l'abbiamo ballato, un brano conosciutissimo, e abbiamo oggi ospite qui a RG Channel proprio con noi Giuliano Cederle, o Giuliano dei notturni. Ciao a tutti. Benvenuto intanto all'interprete del ballo di Simone, quello che l'ha lanciato, grazie, e portato al successo. Posso dire che anche che io sono quello che l'ha ballato più di tutti. Ma di più di noi mi sa che è difficile, però le crediamo sulla parola. No, beh, ogni serata che faccio io ballo, per cui se magari qualcuno è venuto a qualche serata mia, io le ho fatte tutte le serate. Una c'è in previsione anche a brevissimo, ne daremo notizia tra un po', ma intanto ti chiedo, com'è nato questo brano che poi ha fatto il giro del mondo, per così dire, insomma, come l'idea, da dove è venuta, sì, come l'avete presa? Vabbè. Allora io, è successo così, nella casa discografica avevo in mano il Simon Says, che era uno dei più grossi, era un grandissimo hit mondiale, cantato dai 1910 Gun Company, come usa ricordare sempre Carlo Conti. E non sapeva chi farlo fare, diciamo, no? Noi eravamo lì, avevamo vinto un concorso, parlo di Giuliani Notturni, avevamo vinto un concorso nazionale che durava una settimana e siamo arrivati primi, insomma, e avevamo il diritto, che poi è diventato un dovere, fare una canzone. Io mi sono presentato in effetti con canzoni mie che erano molto diverse da quello che poi è successo, cioè il ballo di Simone. Diciamo che cantavo E son solo, l'ora di piangere. E poi a casa discografica mi aveva proposto Oggi sono tanto triste, che doveva essere la facciata A di una canzone che nessuno voleva fare. Mi hanno dato fare anche il testo italiano e da Simon Says è venuto fuori il ballo degli anni 60, che è il ballo di Simone. E Oggi sono triste, che doveva essere la facciata A, è passata la facciata B del disco Il ballo di Simone. E questo è un brano che tu hai interpretato allora tantissimo, che interpreti ancora oggi, perché come detto è tuttora ballato. Cos'è cambiato dagli anni 60, quando lo interpretavi, come hai raccolto allora il pubblico, adesso quando lo proponi adesso? Che differenza? Ma diciamo che è cambiato poco. La gente, vado in giro a cantare, credono che io canti solo Il ballo di Simone, perché è stato un successo così grosso che pensano che lì il cantante è Il ballo di Simone. La Rai, le Mediaset mi chiamano solamente per cantare Il ballo di Simone e io continuo a battermi per riuscire a cantare qualcos'altro, ma loro hanno dei grossi interessi su presentarmi con Il ballo di Simone. A me non dispiace, perché altrimenti sarei chiuso, come è successo a tanti miei colleghi di quegli anni, e vado avanti così allegramente, perché è una canzone che io amo tantissimo, è una canzone molto allegra, porta tanta allegria, tanta felicità. Dopo, penso un po', dopo 43 anni quest'anno, 43 anni, una persona che è più vecchia di me. Non so Giuliano se hai avuto modo di vedere, però qui Andrea e Stefano hanno anche trovato un po' di pezzi di repertorio proprio degli anni 60, per esempio il giradischi di una volta. Che ricordi hai? Mangiadischi. Mangiadischi o anche giradischi? Il giradischi, ricordi, c'ho i ricordi che una volta io c'avevo il mangiadischi, c'avevo dietro, avevo una Mini Cooper, una cosa disastrosa, con una macchina che saltava da una parte all'altra strada, veramente
E mi ricordo una volta che avevo il mangiadischi dietro, incastrato dietro il sedile, perché era una macchina che non poteva avere tanto spazio dove mettere. C'era l'autoradio, c'era il mangiadischi. E ora cambiando una volta il mangiadischi, per mettere il disco dietro, ho fatto così, crankete, e sono andato a finire un fosso. Questo è il mio ricordo del mangiadischi. Un'ultima domanda, Giuliano. Quando tu senti, per esempio, andando anche in giro su YouTube, in giro su internet, si vedono anche varie versioni storpiate, anche un po' disastrose, devo dire, del Ballo di Simone, versioni remix, eccetera. Quando senti queste versioni che magari non ti appartengono proprio più di tanto, che cosa ne pensi? Che cosa provi? Ma innanzitutto è sempre bello ascoltare uno che si interessa a fare il Ballo di Simone, perché vuol dire che c'è un interesse e cerca di fare qualcosa di innovativo, di nuovo, eccetera. Però le canzoni, queste canzoni qua degli anni 60, devono rispecchiare un pochettino l'atmosfera degli anni 60, non si possono stravolgere tanto. Io ho sentito tante versioni di Ballo di Simone e tante versioni anche di altre canzoni di grande successo. Finché si mantiene l'atmosfera degli anni 60, il suono degli strumenti degli anni 60, che erano tutti strumenti veri, non venivano, allora la musica non veniva fatta dal vivo, veniva fatta con strumenti veri, il pianoforte era il pianoforte, anche adesso, anche se è elettronico, la chitarra, tutte le cose qua, i violini erano violini. E le canzoni, cioè, volevo ritornare sul discorso, le canzoni sono belle se mantengono la struttura di quei tempi, insomma. Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori che sono rimasti collegati con noi, che hanno scritto nelle nostre chat. L'appuntamento ovviamente è rinnovato a domani dalle 14.30 alle 16.30. Un grande ringraziamento a Giuliano Cederle, ringraziamo Stefania Martelletto. Grazie, un saluto anche da parte mia, grazie Giuliano per essere stato con noi, grazie a tutti voi che ci avete seguito, vi aspettiamo domani, non mancate. Sì. A domani. Volevo concludere con la versione del 1968 del Ballo di Simone, quella originale. Adesso mi divertirò un po' con te, con un bel gioco che ti piacerà. This is the RGChannel.tv. www.rgchannel.tv